Parla dell'Europa in termini di sogno europeo. Sapete chi l'ha scritta? Un americano, Jeremy Rifkin. Scocco sa di cosa parlo. Cioè, è ben strano che il concetto dell'identità del sogno europeo sia portato più avanti dagli americani che non dagli europei. E perché? Perché noi dobbiamo sempre ricordarci che ci sono due livelli quando vogliamo affrontare questi temi. Il primo è il livello dell'idealità. Il secondo è il livello dell'interesse e delle priorità. Come idealità l'Europa nasce come un percorso di pacificazione. Non dimentichiamoci che l'Europa ha ottenuto il Nobel per la pace, non tanto perché si è riuscita a risolvere la pace nel mondo, ma perché si è riuscita a risolvere, a portare la pace al proprio interno. Ma è un processo di pacificazione continuo, non è un risultato acquisito che vale per sempre. E per fare questo, se in questo momento l'idealità europea langue, ed è evidente che langue, l'abbiamo sentito anche dagli interventi di oggi, dovremmo focalizzarci su quelli che sono gli interessi europei. E secondo me in questo momento il rischio che corre l'Europa è quello che, e qui utilizzo un'espressione che ho trovato in uno scritto di Ruth molto efficace, parla di patchwork, cioè di piccole risposte a tanti tasselli, che danno la mancanza di una visione strategica, di quello che stiamo dicendo oggi. Allora, in questo momento che cosa può fare l'Italia in Europa? Può identificare A, chi sono i suoi alleati, B, quali sono i suoi interessi nel contesto europeo. Io ne metto giù qualcuno, perché in questo modo provo a rispondere a qualcuno delle domande. Quale può essere l'interesse e la priorità? In questo momento l'Italia dovrebbe agire nel contesto europeo seguendo un meccanismo di geometria variabile, cioè andando da singoli paesi a portare avanti degli interessi che sono interessi italiani e interessi europei. Con la Germania e la Svezia, per esempio, che venivano citati prima, c'è un interesse fondamentale alla revisione dell'accordo di Dublino, perché noi non possiamo continuare a dire che l'identificazione non viene fatta ai profughi e agli immigrati perché sono dei criminali. Non viene fatta per un motivo molto semplice, che dove viene identificato, lì c'è la richiesta di accoglimento e di asilo. E chi arriva qui non vuole stare in Italia, vuole andare in Germania. E noi per anni abbiamo chiuso occhio, li facevamo andare. Ok? Se vogliamo rivedere la revisione dell'accordo di Dublino, ci dobbiamo stare dentro tutti quanti. Una delle cose che avremmo potuto fare nel semestre europeo, che non è stata fatta, perché ogni tanto dobbiamo anche fare autocritica, era poter dire, per esempio, che quando avevamo il semestre europeo, noi questa la ponevamo come priorità e facevamo sì che il Consiglio dei Ministri straordinario venisse fatto a Lampedusa. Perché così capisci che Lampedusa non è la frontiera italiana, ma è una frontiera europea. Così dai veramente forza al tema di Frontex. Sulla Gran Bretagna, guardate che noi l'anno prossimo ci troveremo ad affrontare l'uscita della Gran Bretagna. E la Gran Bretagna può essere un agente destabilizzatore anche in alcune di queste aree. Ci sono dei dossier sui quali possiamo lavorare con la Gran Bretagna. Politica industriale europea, agenda digitale, anche tema militare. Quello che veniva detto prima, se in questo momento non riusciamo a creare un esercito europeo, e vi ricordo che la CED è fallita nel 1954, quindi sono più di 60 anni che ci proviamo, forse la cosa sulla quale potremmo muovere adesso è il tema della spending review. Ci conviene. Abbiamo 154 tipi di armamenti in Europa, mentre gli armamenti americani sono 11. Spendiamo un sacco di soldi in maniera assolutamente inefficiente, quindi conviene perché è un risparmio delle nostre risorse. E con Spagna, Grecia, Portogallo, cioè i paesi dell'Europa mediterranea, noi dovremmo trovare un asse strategico sugli hotspot, cioè sugli accordi di relocation, perché vengono da noi, è ovvio che vengono da noi. E quindi in questo ruolo di player l'Italia ha un compito fondamentale. Non ce la possiamo prendere solo con i media perché non rappresentano bene il problema. Siamo noi che dobbiamo far rappresentare bene il tema ai media dal punto di vista della politica nazionale e della politica europea. E dal punto di vista sono assolutamente d'accordo con quello che diceva Ruth. In questo momento, e sono stato anch'io molto contento che il sottosegretario della Veda abbia tirato fuori questo tema, cioè se non sappiamo qual è il nemico, piuttosto che andare a bombardare o andare a fare interventi militari, forse è bene capire chi è il nemico, chi è il nostro amico e quali sono i nostri interessi. A proposito delle definizioni, mi ricordo una famosa di Obama sull'ISIS che disse «It's not Islamic, it's neither a state», cioè non è né islamico e non è nemmeno uno Stato, proprio per la confusione che di solito si fa su questi temi.
E però ci sono almeno 5 paesi che noi dovremmo focalizzare la nostra mente, che sono strategici. Il Mali, del quale nessuno parla, forse ogni tanto si vede sui giornali, ma non è un caso che ci siano sempre dei conflitti in Mali. La Turchia. Se noi continuiamo a pensare alla Turchia come uno dei paesi entranti nell'Unione Europea, dimenticandoci che l'abbiamo posta dal 1973 questa domanda, che dall'altra parte si sono stancati anche di aspettare, e forse oggi è così bassa la capacità di assorbimento della Turchia in Europa, ma è altrettanto bassa il grado di attrazione che la Turchia ha nell'entrare in Europa. Forse è meglio considerare quello un player strategico per stabilizzare l'area, cominciando a dire che Erdogan non è un nostro amico. La Siria, la Libia, il Libano, 5 paesi che però identificano almeno delle nostre priorità. Dico almeno perché ce ne saranno sicuramente degli altri, ma questi 5 sono fondamentali. E dobbiamo toglierci un'idea, quella che la nostra sicurezza interna possa essere distinta dalla sicurezza internazionale. Per tanti anni noi abbiamo utilizzato questo meccanismo. La sicurezza interna la gestiamo noi, la sicurezza internazionale abbiamo la NATO, abbiamo gli Stati Uniti. È chiarissimo quello che ci sta dicendo Obama. Cioè i vostri problemi in qualche modo risolveteli da voi. E allora o noi mettiamo un obbligo di coerenza tra sicurezza internazionale e sicurezza interna a livello europeo, o l'ombrello della NATO a guida statunitense non ce l'avremo più. E prima ce lo poniamo come problema, prima troviamo delle soluzioni. Delle soluzioni ce le possiamo avere, ma ci mancano a volte gli strumenti. Il primo è quello dell'intelligence. Quando si diceva le misure di investimento sul cybercrime sono una delle prime novità. Però noi non ci stiamo rendendo conto che alcune cose ci succedono sotto pelle e non ce ne accorgiamo. Vi faccio un esempio veloce per capirci. Avete presente la strage di Parigi? Ok? Chi aveva Facebook ha trovato una notifica sul cellulare dicendo: la persona che tu conosci, il tuo amico, sta bene. Qualcuno gli è capitato? Perfetto. Che cos'è quello? È un accordo che è stato fatto tra gli Stati Uniti e Mark Zuckerberg per dire: pubblicizzo un dato sensibile, che è la geolocalizzazione geografica. È come se avessero fatto un grandissimo evento di una festa o un evento come iniziativa politica che facciamo noi oggi, dicendo: mi dici sì o no? La risposta non accetto o interesso rispetto all'invito, ma è stai bene o non stai bene. Quello è un dato sensibile della nostra geolocalizzazione che ormai è a disposizione di altri. Proviamo a pensare che ci può essere utile anche per individuare i foreign fighters, perché ci sono gli strumenti di intelligence per cui, in accordo con chi gestisce questi dati, si possono fare misure di prevenzione, come mi ha detto prima. Ci sono degli investimenti in misure di cybercrime in materia di intelligence europea che vanno fatti, perché non è possibile che la polizia italiana, i servizi segreti italiani operino dentro i confini e poi chiediamo l'autorizzazione ai servizi di altri paesi. Dobbiamo costruire un sistema europeo di intelligence. E così ci mancano gli strumenti anche di repressione. E noi abbiamo in questo momento l'assenza di strumenti di repressione penali a livello europeo. Abbiamo un piccolo corpuscolo di norme sui reati transnazionali, ma sul tema della lotta al terrorismo internazionale ci mancano ancora degli strumenti. Non abbiamo del resto neanche un accordo internazionale per definire che cos'è il reato di terrorismo connotato in maniera religiosa. Cioè evidentemente ci mancano degli strumenti, ma prima di ottenere, di capire quali sono gli strumenti di cui disponiamo, abbiamo bisogno di fare comprensione su qual è il fenomeno, chi è il nostro nemico, chi sono i nostri amici, quali sono i nostri interessi. Per questo ritorno un po' all'introduzione che ho fatto prima. Non è un caso, secondo me, che oggi il premier italiano sia voluto andare a Ventotene. Perché Ventotene è un po' la capitale dell'idealità europea. E oggi noi non ci rendiamo conto che in realtà mettere sotto attacco Schengen vuol dire mettere sotto attacco l'Europa as a whole, tutta. E questo ci interroga. C'è Domenico che su questo so che va avanti molto spesso sul tema: che senso hanno e che ruolo hanno i partiti politici nazionali se questi temi non vengono affrontati sul livello dei partiti politici europei? Che senso ha oggi avanzare il tema per cui la solidarietà diventa un elemento di condivisione? Prima è stata citata la solidarietà, però io vi ricordo che il presidente francese François Hollande cita la solidarietà come meccanismo per
chiedere l'aiuto e l'intervento degli altri stati dopo che interviene militarmente in risposta agli attacchi di Parigi, non prima. E allora la solidarietà si chiede nel momento in cui dobbiamo decidere qual è la strategia che noi dobbiamo utilizzare. E questo che in questo momento secondo me manca davvero in Europa noi ci muoviamo sulla... è come se ci muovessimo a vista, stiamo navigando a vista, abbiamo bisogno di aggiornare le nostre mappe, ma ci manca in qualche modo l'indicazione dei nostri interessi. Questo ci impone, e con questo concludo, anche un passaggio di qualità, secondo me, del nostro pensiero europeista, che non può essere più l'europeismo di maniera per cui l'Europa è un pilota automatico che ci porterà necessariamente al compimento dell'integrazione europea, perché senza leadership quel pilota automatico non esiste e quel sistema va a sbattere. Dobbiamo cominciare a porre l'Europa degli interessi, avendo l'idealità sotto, ma cercando di capire che i nostri primi interessi sono di politica estera. Lì si gioca una partita geopolitica sui temi dell'energia, sui temi dei cambiamenti climatici, che rischiano di essere davvero le emergenze di domani. Quando prima il sottosegretario Guardi ci diceva, per esempio, attenzione all'uso delle parole questione emergenza, crisi dei profughi, emergenza dei profughi, questione migranti, ci diceva che se oggi il problema dell'assorbimento riguarda questi numeri qui, le proiezioni che noi abbiamo sono che chi richiederà asilo prossimamente saranno milioni di persone, non solo per conflitti armati, ma anche per problemi di sussistenza. Quindi prima preveniamo da questo punto di vista e ci adottiamo degli strumenti anche dal punto di vista politico, e più saremo in grado di dare delle risposte efficaci a livello europeo. Gli stati nazionali, così come sono in questo momento, rischiano di essere inefficaci. C'è una spia, anche che non c'è stato il tempo, ma sarebbe stato interessante farlo, magari, di un contrasto che in questo momento, una fibrillazione direi, che in questo momento c'è anche all'interno del nostro paese, e deriva dalla nomina di Calenda come alto rappresentante in Europa. Per la prima volta è stato scelto una persona che non veniva, diciamo, dall'esperienza classica diplomatica, non era un ambasciatore, era infatti vice ministro. Sandro l'ha detto. Infatti, è semplicemente per... guardate che quella è una spia di una volontà di fare un cambio di passo. Da questo punto di vista, evidentemente c'è bisogno di portare degli interessi nazionali più forti anche a livello europeo. Evidentemente c'è bisogno di farsi legittimare dalla Merkel per dire: noi adesso siamo dentro l'Europa, abbiamo bisogno anche di puntare su quelli che sono le nostre priorità. Un po' come l'Inghilterra quando faceva I want my money back, noi è arrivato il momento che anche come paese cominciamo a dire quali sono le nostre priorità da mettere all'interno del processo di costruzione europea. Io penso che partire dalla politica estera, partire dalla proiezione esterna, sia il viatico necessario per poi ricostruire l'identità interna, perché abbiamo visto che l'inverso non si riesce a fare. Questa è una cosa che ci interroga tutti quanti, il corso di costruzione che va fatto giorno per giorno. Io penso che occasioni come queste siano più che mai utili per affrontare questi temi che evidentemente, diciamo, sono abbastanza oscuri o non troppo approfonditi né dai media, ma diciamoci la verità, neanche dai partiti politici e dalla politica nazionale.